Con Museo in Onda abbiamo recuperato la storia della nostra città, raccontando alcuni oggetti d'arte custoditi nei nostri musei. Promosso e ideato da Comune di Piacenza e i Musei di Palazzo Farnese. Museo in Onda. Museo in Onda. A Piacenza l'arte si ascolta. La collezione del Cardinale. Sono gli oggetti a raccontarci le passioni, gli amori dei proprietari, a narrarci la loro storia, e nulla rappresenta meglio il cardinale Giulio Alberoni degli oggetti che nel corso della sua vita ha collezionato. 1664. Dove i commerci e le attività della città lasciano spazio alla campagna, qui sono nato. Tra il borgo e gli orti dei frati, nel cantone Stoppo, dove si mescolano il suono del campanone di piazza e quello delle macine del mulino. Il cardinale Alberoni ha capito presto che per una città che vive fuori dall'uscio ne esiste un'altra all'ombra dei chiostri. Il suo primo maestro è stato un prete modesto, paziente e metodico, che gli ha insegnato il latino, le lettere e la grammatica. Poi è stato in collegio dei gesuiti, dove andavano a scuole nobili. Da quando, ancora ragazzo, ha indossato il vestito religioso, ha deciso. Sarebbe stato un uomo di chiesa. Con l'ingegno ho pareggiato il denaro e la nobiltà che non avevo. Ho imparato lingue straniere, l'arte dell'accoglienza e del buon governo. Il resto della mia fortuna lo devo alla provvidenza. 1731. Il ritorno a Piacenza. Sono stato un uomo che conta. Cardinale di Santa Romana Chiesa, grande di Spagna, legato pontificio. Sono stato elevato, tradito, temuto, forse più per l'ingegno che per il potere. È in questa mia città che il mistero che intuivo da bambino si svela in un progetto coraggioso. Qui, dove la strada Romea lascia le ultime propaggini della città, oltre la Tagliata, oltre il Riello, dove erano stati confinati gli ammalati infettivi, il cardinale Alberoni ha ottenuto dal Santo Padre di erigere l'opera ultima. Ha ricostruito il borgo, le botteghe, la bugandara, l'osteria, il pristino, la spezieria, le case per i bifolchi, le stalle e i casseri per le riserve e i legni, la grande cucina e le dispense. Il cuore di tutto è il collegio, con la cappella maggiore, la biblioteca, le aule, le stanze per ogni collegiale. Saranno le cose che l'Alberoni ha posseduto a raccontare fatti e passioni. Gli arazzi diranno delle feste di corte, di come l'amore di Didone può essere tradito, o della fine della gloria e del potere del grande Alessandro. I dipinti della collezione sveleranno tutto il dolore dell'uomo che il pennello del grande Antonello da Messina ha reso vero e tangibile. Sveleranno la semplice magia che solo il bicchiere con fiori del fiammingo provosto regala. Avrà un posto speciale tra gli altri strumenti l'orologio solare che mi ha accompagnato sulle strade d'Europa. Amico fedele e preciso, perché il sole sulla sua piccola meridiana mi ha sempre detto le ore e l'ago della bussola, come la stella polare, mi ha suggerito la direzione da intraprendere. Quando la via verso il futuro mi sembrava buia e alla fine mi ha ricondotto verso la mia amata Piacenza. Nella prossima puntata non cambieremo luogo. Ci addentreremo nella vita del Collegio Alberoni e sarà un frullo per la cioccolata a raccontarcela. È possibile ascoltare e scaricare l'intera puntata in podcast da www.palazzofarnese.piacenza.it, piacenza24.com e dai siti dei partner del progetto. Museo in Onda. Museo in Onda. A Piacenza, l'arte si ascolta. Promosso e ideato da Comune di Piacenza e Musei di Palazzo Farnese.